Oggi è uno di quei giorni che Chico non dimenticherà mai, esattamente come i giorni che sono nati i suoi figli, come quel giorno che è stata pronunciata quella terribile sentenza. Dopo 24 anni di detenzione in un carcere di massima sicurezza degli Stati Uniti, Chico Forti è tornato in Italia. Il suo volo è atterrato questa mattina alle 11.15 all'aeroporto militare di Pratica di Mare, poi è stato portato a Roma nel carcere di Rebibbia, dove resterà per qualche giorno in attesa di essere trasferito nel penitenziario di Verona, dove finirà di scontare la sua pena. Non vedo l'ora di riabbracciare mia madre, ha detto il detenuto. Ad accoglierlo al suo arrivo, Forti ha trovato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, fiera del lavoro del governo italiano, scrive su X la Meloni. Tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione. E proprio alla Presidente del Consiglio sono andati anche i primi ringraziamenti della famiglia Forti. Giorgia Meloni è riuscita a risolvere quello che non era mai riuscito a nessuno. Oddio, io devo dire che la buona volontà ce l'ha messa un po' tutti, però forse non fino in fondo. Il procedimento per il rientro in Italia del 65enne trentino, ai sensi della Convenzione di Strasburgo, era già stato aperto nel dicembre 2019, quando Enrico Forti, detto Chico, aveva manifestato la sua volontà di essere trasferito in Italia e l'allora ministro degli esteri Di Maio si era speso per il suo rientro, che però si concluse con un nulla di fatto. Desidero assicurare il mio personale interessamento al caso di Enrico Chico Forti, di cui seguo con attenzione gli sviluppi in stretto contatto con il nostro ambasciatore a Washington. Chico è protagonista di una lunga vicenda giudiziaria. L'ex campione di windsurf è stato condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Peak, il figlio di un imprenditore australiano con cui era entrato in affari per l'acquisto di un hotel ad Ibiza. Era il 15 febbraio 1998 e Forti da allora si è sempre dichiarato innocente. Il ritorno in Italia dell'imprenditore ha generato anche una lunga serie di commenti nel mondo politico, tra cui quello del vice premier Salvini, che scrive su X: bentornato in Italia Chico. Il ministro degli esteri Tajani invece sottolinea che questo è un risultato ottenuto con una grande azione del governo, ma anche della nostra diplomazia. Quello che abbiamo visto, possiamo dire che sia un successo del governo Meloni, oppure Chico Forti sarebbe comunque prima o poi rientrato in Italia? È un successo dell'Italia e dobbiamo tutti essere contenti, ringraziando il governo, ringraziando l'ambasciatrice Zappia, la Farnesina. Quando un nostro concittadino è detenuto all'estero, qualunque siano le idee politiche, è giusto riportarlo a casa. Accadde con il governo D'Alema con Silvia Baraldini, è accaduto durante il nostro governo con i due Marò, oggi accade con Chico Forti. Mi piace pensare che debba accadere con tutti, le persone che sono comunque detenute fuori dai nostri confini nazionali. Quindi nessuna polemica, siamo italiani, evviva, e adesso però occupiamoci di governare il paese. Questo è il punto sul quale si giudica la capacità di un governo. Lei si era occupato del caso di Chico Forti ai tempi quando era Presidente del Consiglio? Sì, noi segnalammo il problema della mancata corrispondenza tra la normativa italiana e quella americana, ma come lei sa, dal 2009 ad oggi questi percorsi purtroppo hanno bisogno di molto tempo. L'amministrazione Obama garantì l'interessamento, ma fu un interessamento bloccato allora dalle autorità della Florida. Ben venga il risultato di Chico Forti, poi ciascuno ha il suo stile. Quando sono tornati i Marò, io non sono andato ad accoglierli, anzi, io ho lasciato far sì che la polemica scendesse, perché ciascuno ha uno stile nel governare questi passaggi. Giorgia Meloni ha scelto di andare a Pratica di Mare, io non sono quella parte dell'opposizione che polemizza con lei, dall'altro lato spero che faccia la stessa cosa con la Salis, però una volta che abbiamo detto evviva, ora preoccupiamoci di stipendi, sanità e sicurezza. Su questi tre temi si giudica il successo di Giorgia Meloni o no.